Gli appassionati delle due ruote si sono ritrovati invece oggi a Cormons per l'appuntamento con La mia bici, il mio coglio. Vediamo com'è andata con Ludovico Fontana. Circa 300 persone hanno partecipato a La mia bici, la mia cultura, il mio coglio, una passeggiata cicloturistica partita da Cormons e organizzata dalla WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. La manifestazione rientra nel progetto europeo My Sportis Frania, che ha coinvolto Slovenia, Austria, Croazia, Italia e Slovacchia. Una cicloturistica qua a Cormons che attraverserà la zona del Coglio Börda, quindi sarà una cicloturistica trasfrontaliera. Saranno circa 30 chilometri di un percorso senza difficoltà tecniche perché è aperto a tutti, bambini, famiglie, semplici, appassionati di bicicletta. Alla corsa non competitiva hanno partecipato famiglie, appassionati e ciclisti più esperti. Contento perché sarà una cosa molto blanda, perché sono abituato a cose ben più difficili. Un'associazione di Trieste. Andiamo sempre in bici e ci piacciono queste cose. C'era anche chi era in sella una mountain bike elettrica. Questa è una bici elettrica, una delle ultime generazioni, con le batterie integrate nel telaio. Questa bici particolarmente ha un'autonomia di 200 km. Il progetto è intitolato Un simbolo internazionale di pace, Frania, come spiega la referente italiana Daniela Conti. Frania è un ospedale usato durante la Seconda Guerra Mondiale per curare i partigiani, ma di tutti i paesi che si impegnavano contro la lotta contro il nazifascismo. Quindi è diventato un simbolo comunque di accoglienza e anche di pace poi, perché adesso è un monumento nazionale, quindi è stato scelto come simbolo anche poi per il progetto stesso.